Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Something Hate My Alien. Ringrazio ovviamente Rocabium Games per la free key e vi ricordo che troverete in descrizione il link di Steam. Andiamo subito a vedere come al solito i settaggi, abbassando un po' la musica. Ok, perfetto. Naturalmente non esiste in lingua italiana, come al solito direi. Achievement, block money, ok, partiamo subito. Perfetto, andiamo. Normal. No, vogliamo il tutorial. Anche perché è la prima volta che lo provo. Siamo intelligenza artificiale di Antalasia. Una classe A. Vabbè, roba. Questi sono i nostri alieni. Che bello questo qua. Ma sono... gli alieni mi piacciono. Bene. Vabbè, c'è stata un'intrusione. Ok, questo qui penso che sia il cattivo, che si chiama AI Drengo. Oh, grande. Perfetto. Bene. Partiamo. Che cos'è sta cosa? Allora, alcune risorse sono sconosciute. Ok, dobbiamo updare i dati per trovarle. Perfetto, vabbè, non è un problema. Troviamo. Ci sono tanta roba. Zitto un attimo. Ok, Metis è il solo pianeta che abbiamo accesso. Così possiamo sbloccare. Così è sbloccato. Ok, teleportiamoci lì. E premiamo teleport. Ok, premiamo il bottone. Perfetto. Ok, prossimo. Teleportiamoci. Questo mostrerà dei messaggi agli alieni nella parte sotto in basso dello schermo. Questa è la mapping area, che è la minimappa. Ah, ci spiega proprio tutta la UI. Attenzione. Ok, però mi devi dire adesso come mi muovo. Ok, WSD. Allora, AD, destra, sinistra. Space jump. Non capisco. Questo cos'è? Qualcosa blocca. Ci blocca per scavare. The mining cursor will be red. Oppure il blocco. Ah, ok, quando è rosso non possiamo scavare. Perfetto. Allora. Ok, ci dice di metterci vicino a un blocco. Premiamo il pulsante sinistro del mouse per iniziare a scavare. I blocchi che sono abbastanza soffici, morbidi, quindi non duri, ok, possono essere scavati e mostrano un outline bianca. Quando invece non possono essere scavati, quando sono rossi. Perfetto. Quindi in questo caso questo qui possiamo scavarlo, questo no. Ah, ma guarda che bello, si muove il cosino sopra. Va bene. Ah, mi piace questa cosa. Che range ho? Un range di un blocco, diciamo. Ok. Perfetto. Gli oggetti collezionati saranno mostrati nel tuo backpack, che in italiano è lo zaino, diciamo così. Tu puoi vedere alcuni dettagli sui minerali che sono stati cliccati. Quindi se noi ci clicchiamo, vediamo i dettagli di questo qua. Abbiamo preso il grittium, quantità nella nave, e poi abbiamo ransom remaining, ok, usato per costruire un cristallo. Va bene, ma qui... ah, ok, ci abbiamo... ok, perfetto, mi piace questa cosa. Qua, attenzione, questo è lo voglio, no? Non si può. Va bene, questo è un minerale sicuramente. Copper, terrame, gumon, chocblo. Ma sono minerali dal nome alieno. Gumon, usato per costruire un, penso, un laser, che ci dà queste statistiche. E usato per costruire anche questo, che ci dà il clo.
Ah, bello. Non abbiamo il solito ferro, il solito rame, il solito titanium, eccetera, eccetera, ma abbiamo minerali diversi. Queste sono luci, non sono minerali. Ok, per usare il tuo jackpot usiamo lo space bar. Ok. Ok, perfetto. Adesso lì. Ok. Perfetto. Ci dice praticamente che quando di dare un'occhiata alla benzina, alla benzina del nostro jackpack, che quando finisce noi cadiamo giù. Però automaticamente si ricarica quando siamo fermi nel terreno, quando camminiamo. Perfetto. Quindi dobbiamo scavare questo e infatti siamo caduti. Ne abbiamo un tempo, eccolo qua. Oh, questa è acqua. Ci facciamo male nell'acqua. Male. Male, male. L'acqua ci fa male. Abbiamo qua sopra in alto, abbiamo l'ossigeno e la vita. E ci fa un male, cane. Meno 14. Perché l'acqua ci fa male? Non lo so. Ah, ce lo dice qua. Ok, se ne dice che il mio alieno è caduto nell'acqua. Sembra abbastanza corrosiva. E sta rovinando. Ok, vabbè. Non possiamo muovere. Cos'è questa roba? Ok. E infatti ce lo dice qua. Che quella pozzanghera, piscina di corrosiva di acqua, ci ha danneggiato. Ma possiamo recuperare vita scavando questi cuori. Perfetto, mi piace questa cosa. Via. Ma c'è anche caduta da... danno da caduta? Non lo so. Ma siamo arrivati a un portale. Cos'è? Dobbiamo rifornirci anche di ossigeno. Quindi alle stazioni dell'ossigeno premiamo il pulsante. Pulsante. Ok. Il tasto è della tastiera, non il pulsante. Un po' meglio. Questi invece sono i teleporter. Li attiviamo sempre con il tasto E della tastiera per teletrasportarci nella nave. Ci c'è ben fatto. Hai trovato alcuni materiali che... tutti i ransom items, quindi tutti gli oggetti ransom, sono marcati in rosso. Ci dice che questo qua è l'energia che ci serve per costruire le cose, ma i pirati hanno bloccato il suo accesso alla blueprint database, quindi attualmente non si può fare nulla. Ci dice che stai facendo qua, torna indietro, questo è il cattivone praticamente, di come ho capito. Vai giù nel pianeta e trovi ancora altri oggetti. Quindi per tornare indietro... teleporter qua. Andiamo un attimo. Gem, artifact, fossili. C'è un sacco... i fossili. Mi piace sta cosa. Crystal bug, tray ray. Ah, ci puoi cliccare. Scaviamo un po'. Perfetto, torni... allora, messaggi... ok, tutti i messaggi mandati. Questo è bloccato, naturalmente. Cargo bay, teleporter. Teleportiamoci. Ah, questa è la mappa del pianeta. E ci fa vedere quanto ne abbiamo scoperto. Siccome ci siamo teleportati qua, possiamo anche teleportarci all'inizio e indietro. Possiamo andare nei teleporter. Qui scegliamo. Perfetto. Non so cos'è questo pulsante. Ah, eccolo qua, ce lo dice lui. Attiviamo il pulsante con il tasto E e apriamo la porta chiusa. Oh, quindi mi sa che ci saranno dei puzzle da scoprire. Adesso in poi incontreremo degli avversari ostili e dovremmo switchare arma. Cambiare arma. Ok, quindi 2. Esatto, o col tasto destro del mouse. Mining Hilt. Quindi dobbiamo essere abbastanza rapidi. Ma noi cammineremo con l'arma sempre attiva. E poi quando dobbiamo scavare
switchiamo. Ok. Ci sono alcuni blocchi che sono stati lasciati da alcune antichità, eccetera, eccetera. Di alieni, antichi alieni. E dobbiamo spingerli o tirarli. Allora, left key. Ok, se stiamo vicino al blocco, magari così. E poi li spingiamo con lo shift. E poi lo spingiamo. Oh là là. Qui c'è l'acqua. Ok, questo. Ah, ok, questo lo tiriamo. Saliamo, scaviamo. Domanda. Posso uccidere questo così? No, ho mancato, peccato. Va bene. Senti, lo uccidiamo così. Perfetto. Questo qua. Optimus Prime. Ora quello è incastrato lì. Quindi praticamente dobbiamo aspettare che il ragno se ne vada dall'altra parte, altrimenti ci cade addosso. Vai, spostati, bravo. Lo prendiamo, saliamo qua. Appena spunta lo facciamo secco. Vai, vai, esci. Non esce? Non esce da lì, attenzione. Rimane bloccato lì. Ok. Ah, l'abbiamo ucciso lo stesso. Fico. Attiviamo la porta e andiamo, proseguiamo. Ok, abbiamo trovato infatti la stanza dei puzzle. Qual è lo scopo di questo? Ci chiede. Bah. L'ossigeno sembra stabile dentro la stanza. Possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo senza bisogno di correre a rifullarci di ossigeno. Quindi, beh, sembra abbastanza semplice questo qua. Quindi il blocco viola deve andare sul spazio viola, il verde sul verde, ok. Possiamo resettare il puzzle col pulsante R. Reset, vediamo. Ah, fico. Allora, scaviamo. Perfetto. Shift, spingiamo. Ok. Distruggiamo, distruggiamo e distruggiamo. Shift, spingiamo. Shift, lo tiriamo. E lo spingiamo. E poi andiamo sul viola. Spacchiamo anche questo. That's it. Abbiamo risolto il puzzle. Ci spunterà una cesta e possiamo rilevare il contenuto premendo il tasto E. Energia, statua, shield. Tanta roba. Ok, abbiamo trovato un token. Possiamo andare nel prossimo pianeta. Figo. Ok. Qualcosa di imponente sta arrivando. Cos'è? Questo coso qua? Ah, prego. Oh, 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 oh! Ma che è? Come scan? Ma ha fatto malissimo. Sì, mi sono spaventato pure io, onestamente. Ok. E torniamo alla navicella. Beh, perfetto. Allora, abbiamo 12 di energia. Ok, questo vede che abbiamo degli oggetti che a lui interessano. E li vuole. E ci darà come ricompensa un accesso limitato al database del blueprint. Sto parlando, zitto un attimo, alieno. Infatti ci dice che abbiamo accesso all'upgrade.
Per upgrade lui vuole. Ok, facciamo un po' più. Aumentiamo il laser, così miniamo un pochettino più velocemente. Chiamo qua e facciamo build. Costruisci. Giustamente non ha accesso a tutto, quindi non possiamo costruirli, ma andiamo in giro e torniamo nel teleport. Beh, ci dice che mentre nel frattempo che miniamo dobbiamo risolvere tutte le stanze con i puzzle, così lui può prendere nuovi token e sbloccare nuovi accessi ai pianeti, eccetera eccetera. Perfetto. Lui terrà tutti i nostri token che noi abbiamo collezionato nel teleport screen, così puoi vedere i tuoi progressi. Se siamo curiosi possiamo andare allo stat screen oppure premere G. Perfetto, questo è lo stat screen, tantissima roba. Quindi ogni pianeta... Allora, abbiamo pianeti Metis, Tartarus, Lelantos e Aura. Tanta roba. Lo so. Dice di stare attenti a quelle cose gigantesche che vivono là sotto. Va bene, che è un po' strano. Vabbè, andiamo. Ci teleportiamo qui e continuiamo con Metis. Perfetto, apriamo la porta e proviamo il nostro nuovo laser. Cominciamo a scavare. Beh, diciamo che è molto più veloce, eh? Il cuore per adesso lo lasciamo lì. Ce lo prendiamo, cosa fa? Ok, no, niente, ci cura e basta. Questo distruggiamo anche questo. Cambiamo arma. Uccidiamo qua. Là c'è una chest però. Lì c'è qualcosa. Ok, andiamo qua. Ok. E questa? Questo è l'ossigeno, perfetto. E andiamo a prendere questo minerale qua. Abbiamo preso l'armor. Figo. Io prendo, raccolgo tutto. Via, 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 via. Ok. Perfetto. E adesso lo uccidiamo da qua. Ottimo. Questo non si apre. Aia. Eccolo lì. È passato il vermicione gigantesco. Dobbiamo fare il giro. Che cos'è sta cosa? Siamo molto più veloci. Abbiamo preso qualcosa che ci busta di bestia. Beh, ci bustava, è finito, mi sa. Ok. Infatti ha rallentata anche la musica. Perfetto. No, no, non questo. Questo qua voglio. Esatto. Così mi metto qui e scavo qua. Facciamo questo e questo qua. Questo ce la facciamo? Sì. Vai, vai. Grande. Sta arrivando qualcosa. Ho sentito un qualcosa di... Eccolo là, eccolo là. È passato. Adesso passa di qua. Ma cos'è? Un vermicione gigante. Tremors. Okay. Dovrà morire. Andiamo qua sotto. Là c'è l'ossigeno. Andiamoci a prendere un po' di ossigeno.
Ok, non si può correre. Oh, oh, oh. Avevo sbagliato. Ero con quello per scavare, non per... per sparare. Andiamo qui. Raccogliamo tutti gli oggetti possibili e immaginabili. Volevo andare di là io. Non si può? No, non c'è via. Non c'è un modo per andare di là. Devo fare il giro sicuramente. Aia, c'è il danno da caduta. Ottimo. Sa che lì c'è un puzzle game. Un puzzle. Una stanza. Puzzle game. Una stanza dei puzzle. Raccogliamo sta cosa. Due, due. Ci sono dei numeri. Quindi ogni tanto becchiamo anche dei buff nella mappa. Ok. Ah, quello è caduto dentro, e mo? Come fai? Perché volevo prendere quei due. Quindi mi sono autofatto male. Ma spawnano in continuazione. Io voglio andare là sotto. Come si va? Madonna, un giro della Madonna dobbiamo fare. Allora, prendiamo questo. Questo. Prendiamo un po' di vita. Distruggiamo questo. Anche qui. Quanti minerali. Vai, 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 vai. Prendiamoli tutti. Qui c'è qualcosa. No. Eccolo. Noi senza... No, 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 no. Vai. Wow. Prima che ci uccidesse. Perfetto. Vuole il Gritium, tantissimo. Vuole tantissimo Gritium. Ne abbiamo meno 111. Ma ce lo ruba. Gemme, gas, artefatti e fossili. E minerali, soprattutto i fossili. Sono veramente curioso. Questo dovrebbe essere il Giant Worm. Dovrebbe essere quello che ci perseguita. Sono veramente curioso. Una volta sbloccati quelli, cosa succede? C'è un meno 2. Non è una più pallida idea. Bene, direi che per oggi è tutto. Grazie di essere stati qui con me. Spero che questo giochino vi sia piaciuto. Come vi ricordo, come sempre, che trovate il link di Steam in descrizione. E come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.